Buonasera, vi ringrazio di essere intervenuti per parlare di fotografia. Questa sera siamo qui appunto per presentarvi questo progetto fotografico sui moduli Small World. Il progetto consta di 35 immagini, 25 immagini che sono state rilevate durante un viaggio in Europa, in visita delle capitali europee, in occasione di un viaggio di lavoro da parte dell'autore Michele Giolato. Sono le immagini dalle quali emerge una situazione molto particolare di solitudine, di silenzi, di, come dire, di qualcosa che c'è e che non c'è. Tutto questo progetto appunto, che è una ricerca su non luoghi, nasce appunto da un'idea della ricerca proprio dell'autore di riferirsi soprattutto a quello che è il concetto non lì dell'etnoantropologo Marco Gè, sulla ricerca appunto di quello che può essere un effetto molto particolare, che è reso abbastanza bene anche dalla fotografia di bianco e nero, perché proprio il bianco e nero riesce a fare da traino a tutta quanta la sequenza e a far immergere l'osservatore all'interno di questa immagine, in modo che possa pensare, possa essere coaptato dal senso, dalla profondità delle immagini stesse. Tutto questo lavoro appunto ha dato l'opportunità all'autore di farsi conoscere non solo qui da noi in Italia ma anche all'estero. E l'autore di cui sto parlando è appunto Michele Donato, che si trova alla mia destra, nato nel 63, nel 68. Lui è pugliese, ma è stato adottato dalla Sicilia e soprattutto da Castelbuono. Ha cominciato a fotografare all'età di 9 anni, perché era abituato proprio nell'ambito della sua famiglia a fotografare, a marcare tutti gli eventi che mano a mano si svolgevano nella vita quotidiana. Infatti lui a 9 anni ha ricevuto una macchina fotografica, cosa era? Una Diana F. Io vorrei prima ancora di parlare di lui, riportare leggere un suo pensiero. Intanto lui ama la fotografia di reportage e quella concettuale, così come ama esprimersi in bianco e nero, che è quello che lui ama fare, anche se di tanto in tanto si rivolge anche a colore, però adoperando delle temperature un po' fredde, molto, molto labili. La fotografia non mostra la realtà, mostra l'idea che se ne ha. È per questo che è fotografo. Penso che la fotografia, ma ancor più la composizione in fotografia, sia molto simile al ritmo in musica. Se si dispone di grande ritmo, si ha anche un grande senso della composizione. La composizione è un'eredità classica, cioè come le cose si collocano nell'ambiente, il loro posto e la loro grandezza, le relazioni tra gli oggetti e le persone, tra il fotografo e il suo soggetto. Questi sono tutti elementi di un sentire classico. Ho deciso quindi di fare delle foto, ho fotografato invece di parlare, ho fotografato per non dimenticare e per non smettere di guardare. Devo dire che questo comunque è un discorso, quello che vediamo attraverso queste immagini, un discorso fotografico ben riuscito. L'autore ha saputo esprimere il meglio di se stesso con questi non luoghi, attraverso delle atmosfere vaganti e sognanti sul filo conduttore appunto del bianco e nero.
che ne sottolinea l'eleganza, il fascino con tutte le sue caratteristiche. Io ho avuto il piacere di conoscere e incontrare Michele Di Donato nel 2013, anzi nel 2012, perché lui è stato, l'ho conosciuto in occasione del concorso fotografico Città di Castelbuono. Infatti quell'anno c'era la tematica musica, lui ha partecipato a questo concorso, sempre fotografando il bianco e nero, e si è classificato al secondo posto. Ha continuato comunque negli anni a venire, nel 2013, nel 2014, sempre classificandosi nella prima terna, sempre preferendo la tematica bianco e nero, sia sul tema libero che sul tema radici, un altro premio che ha conseguito. E devo proprio dire che questo, secondo me, anche se noi non abbiamo mai parlato, è costituito da stimolo per lui poter approfondire e andare avanti nell'arte fotografica. E in effetti nel 2015 comincia, è stato forse l'anno in cui è esploso in ambito non solo nazionale ma anche internazionale, perché ha partecipato a dei concorsi internazionali raggiungendo dei lusinghieri successi. Buonasera a tutti. Io ho conosciuto lui stasera, però lo conoscevo, perché quando mi hanno portato queste immagini, anzi mi hanno inviato via internet le immagini, e io ho cominciato a vedere queste immagini, e sono rimasto un po', non scioccato, perché ho visto cose, però mi ha intrigato il fatto, che stasera ho avuto conferma senza saperlo, della musicalità che c'è dentro queste immagini. La musica è fatta da numeri e quindi da geometrie. Io mi ricordo che io, nel teatro il latino, parlando di metrica, parlava di numeros. Il numero è quello che dà la forma alle cose, e il numero ha una storia antichissima della nostra cultura occidentale, di matrice greca, di Pitagora. Ma dico, la musica è numeros. Platone, no Platone, Plauto, nelle sue commedie ci sono le locandine che sono state tramandate con la scritta, io ho studiato con il Giusto Monaco, e noi facevamo sempre teatro in latino, e alla fine c'era anche il nome del compositore della musica, e mettevano numeros fecit. All'inizio dicevo, ma io che fece il nome, e ha composto la musica il tal dei tali, ma tutta l'arte, ecco. No, io stasera sarei anche un po' imbarazzato, se potesse, non sono mai imbarazzato, perché essendo vecchio posso anche sbagliare. C'ho davanti un grande fotografo che si chiama Minnelli. Un grande vecchio vuole dire. Come? Stavi dicendo un grande vecchio. No, un grande vecchio, sono un vecchio. Grande. Dicevo no, nel senso che noi diamo alla parola grande quando siamo diventati vecchi. Io sono grande, no? Lo diciamo in siciliano. Diventò grande, mentre è ambiguo questo discorso della grandezza. E poi c'ho anche un fotografo giovanissimo laggiù, che si chiama Massimo, il quale viene, Serra di Fabbro, il quale usa anche lui la macchina fotografica, ma in maniera diversa, perché fotografa una realtà di rinando, insomma. La macchina fotografica è il terzo occhio, forse, come struttura della nostra cultura estetica, direi, perché è diventata arte, ecco, questo è il punto. Tutte le arti si fondano sul numero, sono fondate sulla capacità che ha ciascuno di noi che vuole capire e vedere il mondo di trovarsi gli strumenti per esprimerlo. Quindi io non faccio differenza tra colui che usa il pianoforte, quello che usa la gran cassa, tra quello che usa i colori o quello che usa la macchina fotografica. Sono strumenti che servono all'uomo. D'altro canto, noi il primo strumento che ci siamo fatti, entriamo nell'antropologia, è la lancia, perché con le nostre braccia non potremmo fare tante cose. E allora gli uomini primitivi, per difendersi degli animali, per procurarsi il cibo, allungarono le braccia. E come le allungarono? Facendo la lancia. Voglio dire, trovassi uno strumento per vivere.
per sopravvivere, per esprimere la vita. Allora il vero artista è quello che trova i mezzi per esprimersi, che sia una fotografia o che sia un colore o che sia una nota, è molto secondario, o quantomeno diventa una specificità. Ma questo oggi è un problema che io non voglio affrontare stasera, perché purtroppo, dico purtroppo perché sono vecchio appunto, le specificità oggi nell'arte si sono confuse. Tutti possono diventare fotografi con le macchinette che ci sono, tutti possono diventare musicisti, bastano le tastiere già preparate e tutti diventiamo, tutti possono diventare tutto. Bella questa cosa qui, bellissimo, perché l'arte è lo strumento che aiuta gli uomini a diventare tali, perché noi bestie siamo animali e i nostri sensi ci aiutano a percepire il mondo e a capire che questa piatta realtà è da superare in qualche modo. E quindi cominceremo un altro discorso da fare, ma che montaggio. Torniamo al nostro invece autore, ecco, perché un artista è un autore e si serve della macchina fotografica come di un terzo occhio, e si serve anche, secondo me, giustamente, del bianco e nero. Perché la fotografia a colori è un'altra cosa, è bellissima, con più chiarezza, ma la fotografia è scrivere con la luce. Ed è questo il punto, si è artisti fotografi perché si ha con la luce un rapporto speciale, si vuole rappresentare il mondo attraverso la luce, o dunque al suo contrario, l'ombra. E la messa insieme di ombre e luci in posizioni, diciamo, sceniche, scenografiche, visive, danno la percezione che noi abbiamo delle cose che vediamo o che anche non vediamo, che stanno dietro, dentro le cose. Quando siamo di fronte a questa cosa, io comincio a dire: siamo di fronte a un fotografo, siamo di fronte a un artista. Quante persone mi mandano a casa verso incredibili, con belle rime, ben tornite, però rimangono versi ben torniti. Quante fotografie noi facciamo, magari a volte piacevoli, ma sono fotografie. È sempre giusto definire arte quella fotografia che invece è nata, ecco, e questo sono nato, dice lui, da un viaggio, tant'è vero che queste immagini non mi riportano alla mia civiltà siciliana, né tantomeno italiana. Vedo un altro mondo, quel mondo del futuro tecnologico che forse nei paesi dove lui è stato già è superato, e che forse noi inconsapevolmente invidiamo, vorremmo arrivare a tanto. E quindi, scorrendo queste immagini, che cosa troviamo? Una tecnologia straordinaria che la luce e le ombre mostrano in prospettive molto tecnicamente guardate, perché vogliono farci entrare dentro a quel mondo e a quel mondo con le persone che ci sono, che non esistono. Cioè tutto lì passa come ombra, ed è un mondo che corre, non sa bene dove. È un mondo assente, ecco. Quando mi si disse queste fotografie parlano dell'assenza. Ieri, proprio ieri, a Palazzo Riso c'è stato un incontro con la nostra Dacia Marelli. Si è parlato di tante cose, ma una cosa mi ha colpito. Io ero preso, quello che ho scritto su di lui lo troverete poi negli angoli, non me lo racconto. Mi sto facendo la sintesi, non la sintesi, sto allungando il discorso che ho dovuto sintetizzare, perché lui mi mandò una mail dicendo: guarda, non devi superare non so quanti numeri che fossero in battute, e io gli dissi: va bene, non ti preoccupare, taglio. Quindi, ed era perfetta, perché uno si deve inserire in un certo ritmo. Dicevo, ieri la Marini un bel momento sarebbe uscito con una frase che io mi sono . L'assenza è sempre seducente più della presenza. Pensate, in questi luoghi, che sono questi non luoghi?
se non l'assenza del luogo, ma un luogo senza la sua presenza, che luogo è? Io quando ho visto questo titolo che mi mandavano, le fotografie dell'assenza, subito pensai alla rete, pensai all'internet, dove siamo tutti presenti in un luogo che non c'è e dove tutti pensiamo di incontrarci perché ci diventiamo amici, non li ho mai visti. Dopo lui mi diceva, ti ho chiesto l'amicizia e tu non mi hai risposto, ma come faccio a sapere chi sei, dove sei, io non so andarci. Cioè noi viviamo in un mondo di rete dove tutto è possibile, dove ci si può incontrare senza incontrarsi, dove l'uno sa dell'altro senza vedersi, senza capirsi. Quindi ecco, la prima cosa che pensai quando Dasha disse questa frase, che ero in sintonia con quello che pensavo io, mi ha colpito, ho detto ma io domani voglio cominciare a parlare non partendo da dove sono partito io, ma da questa frase dell'assenza. Cos'è l'assenza? La non presenza. E cos'è il non luogo? Un luogo che esiste ma non c'è, ma nel quale noi possiamo forse incontrarci se riusciamo. E come riusciamo? E qui comincia tutto un discorso serio sulla nostra memoria. In realtà i luoghi che noi abbiamo in mente, le persone, le cose che noi abbiamo in mente, sono nella nostra memoria, in realtà. Le immagini che vediamo sono frammenti di una realtà in quel momento, che sono in quel momento, ma c'era prima e ci sarà dopo. Dunque, il fotografo eterno, un attimo, una frazione, un batter di ciglia d'occhio, e quello che noi vediamo è un batter di ciglia, quindi non c'è più, è un'assenza. Il fotografo fa un miracolo, è quello di mantenere viva un'assenza, perché si rivolge a noi che abbiamo visto una cosa e l'abbiamo memorizzata. È un processo interessantissimo, tutto sommato è il processo dell'arte, sin dall'antichità. Se noi, non voglio fare esempi, no? Non voglio essere eccessivamente utilioso, queste fotografie per me sono importanti anche per un altro punto di vista, perché quando noi parliamo di non luogo abbiamo un altro argomento importante della filosofia che ci ha costruito, l'utopia. Cosa è l'utopia se non un non luogo che potrebbe esserci e che noi potremmo costruire? Tutti i filosofi hanno parlato dell'utopia, e l'utopia è proprio questo: un luogo felice dove tu vuoi essere, ed è un luogo che oggi non c'è, ma che forse potrebbe, se tu te lo costruisci, arrivare o trovarsi. Quanti filosofi hanno scritto sull'utopia, e fino a quando io ero ragazzo, quindi parlo di 50 anni fa, si parlava di utopia, c'erano le ideologie politiche che facevano vedere che eravamo diventati importantissimi. La tecnologia ci avrebbe portato sulla Luna e su Marte, ci ha portato anche oltre. Ma tutti questi luoghi, non luoghi, ipotizzati, che hanno dato forza alla nostra esistenza dell'ultimo frammento di secolo Novecento, oggi col nuovo secolo ci hanno lasciati travolti, tanto è vero che tutti siamo sconvolti perché non sappiamo cosa ci accadrà dopo. Ma è proprio questo l'immagine che lui ci sta dicendo, il non luogo che noi stiamo cercando, che è il luogo dove noi viviamo la nostra contemporaneità e nella quale ci troviamo di passaggio, perché da un minuto all'altro cambia la scena e noi ce la ricordiamo soltanto dopo. E lui ce la ricorda con un'immagine che passeggera anche quella che non è la realtà, è quella che si va cercando. Quindi è interessante questo modo di usare il terzo occhio e la macchina fotografica. Entrando io, quando sono entrato, ho visto che là c'è un'altra mostra che rispetto a questa ha altre caratteristiche, infatti, un altro modo di usare il terzo occhio, ed è un occhio più vicino alla nostra società, al nostro territorio, al nostro mondo. Non siamo, lì dove siamo, adesso io comincio ad insultarlo,
dove hai fatto queste fotografie? Comincia, perché loro si rendono meglio conto. Per esempio, quelle immagini lì, questa, prima del Malvoli, dove siamo? Qua siamo in Italia e a Terni. A Terni? Però la maggior parte delle foto sono tra Monaco, in Baviera, Amsterdam. Ma infatti io perché dicevo che... Perché si capiva che anche se sembrava una geometria astratta, era italiana, la fattura sa ancora di arte della mano, non è perché è cemento come nelle altre foto, e non c'è quella specie di estrema pulizia e ordine che tutti noi auspichiamo. Palermo la ama, per il nome di questo, piena di mondezze e di stranezze, e uno dice ma come vengono qua da quello che per noi dovrebbe essere il punto di arrivo ad Amsterdam, per esempio, è stato ad Amsterdam, si rende conto, ma quelli di Amsterdam, quando arrivano qui, non credono di essere, sicuramente cercano quello che trovano, cercano una città bombardata, una città esotica, una città con giardini strani, con monumenti speciali, che si vivono insieme, dove volte c'hai di colore, insomma, io non voglio usare le parole tradizionali, perché per me dire nero, un uomo nero, non è un'offesa, anzi è bello. Se tutto il mondo divenisse questa ispirazione che lui ha colto del futuro tecnologico, sarebbe un uomo che dimentica di sé, sarebbe un uomo che non si conosce, sarebbe un uomo sempre alla ricerca di qualcosa che non c'è. Quindi vedete, queste fotografie mi hanno affascinato proprio perché mi hanno fatto riflettere sulla condizione umana, soprattutto sulla nostra storia, e quindi di fare un raffronto con la nostra cultura. Per noi diciamo utopia, in genere pensiamo a un luogo bellissimo dove tutto è possibile. Per gli arabi l'utopia che cos'era? Il paradiso di Allah, dove le odalisse che ballavano e suonavano, tutto era magnifico. Era un luogo che si sarebbe realizzato nell'altrove del loro paradiso, il paradiso di Allah. Ma del resto anche tutte le religioni del libro ipotizzano un luogo stupendo, perfetto, che non è qui, è di un altro mondo ed è un'utopia forse. Quindi le utopie sono quasi sempre un desiderio positivo. Queste utopie invece, questi non luoghi che stiamo descrivendo con queste immagini, sono a mio avviso uno stimolo a dire riflettete verso dove vogliamo andare. Quindi entriamo in quell'argomento di cui dicevo poc'anzi, l'arte contemporanea. L'arte contemporanea ha un difetto, secondo me. Io quando ero giovanissimo, amavo molto la musica, lo capite bene, non si può fare la poesia senza avere i numeri, cioè senza avere la metrica. Io ho insegnato, diceva lui poco fa, metrica agli attori. C'è una mia musica qua che è stata con me al teatro a scuola. Ecco, la voce, anche la voce è uno strumento, con la voce si può dire tutto e niente. Se uno non arriva a captare invece la vostra attenzione, in tutti i modi possibili, ma la voce serve anche a questo. Quindi la voce poetica, la voce di un artista, è quel linguaggio che lui sa trovare per esprimere le cose che sta cercando di capire. Perché vedete, la dell'arte, l'arte è arte perché l'artex non solo si trova gli strumenti, altrimenti, ma oltre a trovare gli strumenti deve cercare di conoscere e di capire. Un'arte che non cerca di capire e di conoscere, ma imita e basta, è un'arte artigianale, lo diciamo noi, no? L'artigianato è importantissimo, senza l'artigianato non ci può essere l'artista. Ma un artigiano bravissimo non è mai un artista se non si pone il problema di che cosa sta cercando, di che cosa vuole e perché cosa comunica altrimenti. Vabbè, quindi vedete, luogo della virtualità, non luogo, luogo dell'utopia, non vedete come cambia tutto. Luogo dunque come stato d'animo, certo. Lui diceva poc'anzi la solitudine, ma non c'è solitudine. Peggio. Cos'è la solitudine? Vi leggo una poesia.
perché non mia, per carità, mai quando io parlo degli altri metto me stesso, però questo concetto di questo titolo dell'assenza mi ha richiamato una delle poetesse più grandi della mia esperienza di lettore, una poetessa straordinaria che si chiama Cristina Campo, che nessuno conosce sicuramente perché non fa parte dell'entourage delle vendite, perché oggi c'è questo rapporto anche con l'arte, ma forse io sto parlando assai, volevo fare parlare lui. No, ecco, leggo questa poesia e poi do la parola a lui perché mi piacerebbe sapere il suo stato d'animo. Parlavamo della poesia nell'arte, questo rapporto da solitudine come stato d'animo. Cristina Campo morì a 50 anni, quando 9 anni, era una ragazza straordinaria, bellissima, che ebbe una grande influenza nella cultura di quegli anni a Roma, era una strana, uno strano personaggio, perché il suo desiderio era avere un rapporto con l'infinito e con la metafisica e con questo Dio che lei andava cercando in tutte le cose, non importa se fosse Allah o se fosse qualche altro Dio. E era una delle prime che portò in Italia la cultura zen. In una poesia che si chiama Il maestro dell'arco, pensate, l'arco, l'arco è importantissimo, nella cultura zen significa l'estrema concentrazione per colpire il senso che si vuole raggiungere, e l'arco significa una serie di movimenti che sono immobili in ogni istante ma che vanno verso l'infinito. Quindi questa poesia brevissima mi è stata suggerita da questo titolo, parlando ancora dell'assenza, cioè del non luogo, del non spazio. E però la cosa più divertente qual è? Che queste fotografie rappresentano spazi e luoghi, cioè hanno la pretesa di rappresentare il non spazio e il non luogo che stanno prendendo. Però è giusto che sia così, perché quel non luogo e quel non spazio è lo spazio del frammento, dell'attimo, del kick, perché poi non c'è più. Vabbè, vi leggo questa poesia e poi do la parola a lui. Sapete perché? Perché secondo me tutta, dall'attrice che recita allo scenografo che fa quando vuole essere una rappresentazione del mondo che tu senti, allora in quel momento diventa, come dire, fruibile. Perché fino a quando tu non ti sei trovato gli strumenti per esprimere ciò che pensi e vuoi che gli altri capiscano, non si riesce a comunicare. La vera arte comunica. Ma ecco la cosa bella, poco fa c'erano degli amici e c'era qualcuno che diceva: io questa qui la interpreto così, così, così e cosa. Tu come la interpreti? Io dico: io non interpreto. Non posso, perché ognuno, l'arte è proprio questo, è la capacità di penetrare in ciascuno di noi, che riesce attraverso quello stimolo a rivedere se stesso. Ecco perché ogni volta l'arte vera è sempre nuova, e non è che definitivamente significa questo, significa ogni volta ciò che tu le sai significare, ma tu sai significare se l'artista è riuscito ad essere artista, cioè ad essere artefice, a costruire strumenti per dire. Lui si diverte da morire, mi faccio ridere. No, ma io amo far ridere, sa, non amo le... Questi discorsi che noi facciamo, che sembrano cantati così, quando dicono: ah, sono le lucubrazioni da intellettuali, non è vero. Oggi il mondo, per fortuna, va cercando nuovamente almeno certi aspetti della nostra città, di ritrovarsi, di fuggire da questo da questa solitudine, che non è quella che uno cerca la solitudine perché vuole un bel momento avere un rapporto vero con le cose, con gli uomini, con la natura. Allora è un momento in cui si concentra. Questa è una solitudine bella. Qual è la solitudine strana?
quella nella quale tu non hai più con chi comunicare, che cosa dire, cosa vedere, dove sei confuso, dove sei perduto, dove diventi niente in un universo infinito. E invece la grandezza dell'uomo e la sua intelligenza sta proprio nella capacità di pensare all'infinito. Un piccolo, noi piccolissimi, io vi ricordo che la cultura barocca, Galileo, eccetera, da che cosa nascono? Dal terrore di non poter più dominare il mondo, perché hanno scoperto che anche il sole si muove, anche le cose si muovono, che l'universo si espande e che l'uomo è piccolissimo. Noi oggi sappiamo ancora di più quanto è piccolo, ma sappiamo ancora cose nuove, sappiamo che tutta la materia danza e non è mai nello stesso punto e non è mai la stessa cosa, e che noi cogliamo sempre nella realtà un aspetto fuggitivo. Ecco l'importanza allora della fotografia, in questo caso bianca e nera, proprio perché la luce, proprio perché l'ombra e la luce, lo yin e lo yang, forse, e basta. Questa poetessa scrisse: tu assente che bisogna amare, termine che ci sfuggi e che ci insegui, come ombra d'uccello sul sentiero, io non ti voglio più cercare. Vibrerò senza quasi mirare la mia freccia, se le corde del cuore non siano tese. Il maestro d'arco Zen così mi insegna, da che 3000 anni non ti vede. Vedete questo grande senso dell'assenza, che è pieno però di cose che ci inducono a pensate a un infinito che è fuori di noi, ma che noi possiamo insegnare. Allora, quando tu facevi queste fotografie, che pensavi? Un attimo, vorrei un attimo ritornare a quella domanda che tu hai fatto, non hai fatto, ma lì dove ci troviamo? No, ho fatto con te, dove ci troviamo in questa o in quell'altra fotografia? Come vedete non c'è nessuna didascalia, perché si è proprio dovuto così, perché parlando di non luoghi, non potevamo attribuire anche a ciascuna di essa l'identità. Quindi è una scelta proprio quella di non mettere la scelta, per lasciare nel vago questa ricerca proprio il senso di non sapere dove. Allora io intanto devo parlare con il professore Londo, ma mi sento come qualcuno che è seduto su un cammino acceso. Ma il terzo occhio, io sostanzialmente utilizzo la macchina fotografica per rappresentare le farmedicazioni della mia mente, fondamentalmente. Mi è piaciuta molto l'interpretazione, la lettura che vi ha dato di queste foto, perché è un'altra lettura, cioè una lettura terza rispetto ad altre che mi sono state date, e questa è una cosa che mi fa molto piacere, perché diciamo la fotografia, l'immagine in genere, ma l'arte comunque è un significante, cioè poi è chi guarda che deve dare il significato a quello che vede. Io per fare questo progetto sono partito dalla lettura di un libro, che è un libro piccolissimo, sono una settantina di pagine, che è Non vuoi, di Marta Rocchi. In sostanza io ho preso questo libro come una sorta di affresco, di critica violenta e feroce contro, nei confronti della globalizzazione. In sostanza Marco Ogier definiva i non luoghi rispetto ad altri luoghi che sono i luoghi antropologici, cioè un non luogo è un luogo che diventa non luogo perché non esiste più l'identità, non esiste più la relazione, non esiste più la storia che ti lega a quel posto. È un po', come dire, la fotografia della società che viviamo, una società a mordi e fuggi, una società in cui si transita da questi posti ma di fatto non li si vive. Questo modo di vedere
delle cose ha fatto sì che molti architetti modificassero il loro modo di costruire anche le città nuove e facessero delle cose come quelle che voi potete vedere qui, cioè delle piazze che dovevano essere, però non volevano essere nella mente di chi le ha disegnate, dei luoghi di aggregazione, quindi delle agorà, ma che di fatto sono talmente grandi che anche se ci camminassero 100 persone contemporaneamente comunque non si incontrerebbero. Quindi questo senso di solitudine, questo senso di fissità che poi porta a una sorta di metafisica di fondo è un qualcosa che non ho visto solo io, ma che secondo me è immanente in questo tipo di società. Ora, questi non luoghi portano poi a un paradosso, e cioè non sei nessuno, transiti attraverso queste piazze, questi posti, ma per diventare qualcuno, cioè per tornare ad avere una relazione con qualcosa, tu lo fai, e questo lo dice Marco G in quel libro, lo fai quando strisci la carta di credito per comprare qualcosa. Cioè tu vieni registrato da un computer e in quel momento tu sei Michele Di Donato, sei Tizio. Questo è quello che io ho voluto mettere in scena. Per il resto non è stato di fatto un solo viaggio, sono stati più viaggi, io per lavoro insomma giro abbastanza per fortuna, e quindi la maggior parte dei posti sono capitali del nord Europa, quindi parliamo di Amsterdam, di Monaco, o anche non capitali, quindi Düsseldorf, c'è anche Parigi qui, ma c'è anche Cefalù, per essere chiari. Adesso io non so se vi è mai capitato di andare a Cefalù, sicuramente sì. A Cefalù in mia Roma, Cefalù la conoscete, è un bel borgo tutto raggomitolato sotto la sua rocca. Cattellare. Ma ad un certo punto si arriva ad un posto che si chiama GB Center. Le GB Center sono, credo, uno degli obbrobri più penosi dell'architettura moderna. È un qualcosa di enorme, di spaziale, che è messo lì, ma che non c'entra nulla con tutto quello che gli sta attorno. E sono, vedete, sono queste, è la quinta fotografia, a cominciare da destra. Sono delle cose talmente enormi che anche se io ero a circa 3 metri da quella ragazza che sta camminando, quella ragazza sembra essere alta 20 cm rispetto alle colonne che le sono di lato. Quindi è questa specie di ipertrofia del nulla che purtroppo sta continuando a caratterizzare le nostre città. Io lo vedo anche nelle costruzioni, nell'ingrandire le città, tipo Milano per esempio. Si tende a costruire sempre in questa maniera, si tende a emarginare, a mettere proprio al margine i borghi, tutto quello che era piccolo, si tende ad abbellirlo e lo si fa diventare una bomboniera che poi per visitarlo comunque bisogna pagare, ma che purtroppo non ha più dentro di sé, non ha più, è svuotato perché comunque c'è l'esodo dai paesini verso le grandi città, e in ogni caso si sta purtroppo perdendo quella che era la nostra storia, le nostre relazioni, la nostra identità. Diceva bene il professore Longo, la solitudine qui è dappertutto ed è qualcosa a cui noi tendiamo, e queste non sono altro che le immagini della società che tendono a farci passare attraverso le pubblicità, insomma, come evolute. Esatto, ci viene presentata come una società evoluta, ma di fatto non lo è. Sono semplicemente luoghi dove uno passa la propria vita, ma c'è molto poco da stare a lei, insomma, soprattutto dove è stato già fatto questo, tipo nel nord Europa. Grazie, questa cosa che dici è interessante, non so se l'avete percepito. Io in questo ho percepito una profonda critica, diciamo, morale, nel senso che lui per me è un artista della fotografia, perché si pone il problema di che cosa farsi messaggio nel momento in cui si usa la propria arte. Quando ci fu la rivoluzione francese, vi ricordate, l'illuminismo, un tentare calipeto per mite, eccetera, tutti gli uomini sono uguali perché hanno la ragione. Questa era una grande balla, così come oggi la globalizzazione. Come concetti sono veri. Certo, noi dovremmo diventare tutti liberi uguali fra noi,
certo, sarebbe bello che tutti potessimo realizzarci un pochino quella nostra felicità avendo i mezzi per farlo. Globalizzare significa dunque fare sì che tutto questo nostro mondo di 6 miliardi, 7 miliardi quanti siamo, avessero tutti la casa di campagna, la macchina, la televisione, tutte quelle cose bellissime che la tecnologia continua a fare globalizzandoli e però imponendoci e mercificando anche quell'arte che si presta a pubblicizzare. Queste fotografie non pubblicizzano sicuramente la globalizzazione, ti dicono guarda, stai attento, che il vero concetto di globalizzazione non è questo, non è quello in cui ci sono soltanto le grandi aziende che vendono tutto e i piccoli negozi che chiudono, non è quello dove ci sono le macchine che camminano a velocità estreme e non c'è un luogo dove potresti incontrare e parlare. Allora ecco che questo diventa un discorso urbanistico, diventa un discorso politico, diventa un discorso sociale, diventa un discorso educativo. Voi sapete che io sono presidente di Italia Nostra, da 60 anni noi cerchiamo di preservare il centro storico e ci avevano preso per pazzi dicendo che eravamo nostalgici. Oggi invece si è capovolta la situazione, considerando quello che è accaduto, sono diventati nostalgici al contrario, mentre io oggi se c'è una pietra da buttare la butto, arrivano tutti fronte che dicono no, questo è antico, si salva, si deve salvare tutto, cioè si passa sempre a un senso non critico delle cose. La storia e il nostro passato sono importantissimi, non però non possiamo fare come dicevano laudatores temporis acti, cioè non possiamo pensare che la cultura del passato sia il massimo e basta, no, la cultura del passato è quella da cui bisogna partire, che non bisogna tradire, e le tecnologie che noi oggi abbiamo a disposizione, in questo caso per cui il terzo occhio, non gli serve soltanto per divertirsi. Io vedo delle riviste fotografiche oscene, dove sono fotografie di tutti i tipi, ma che la gente piace, perché ci sono i frutti, le cose, la moda, le cose, tutte cose sacrosante, ci mancherebbe altro, ma che riducono l'uomo a merce e che fanno merce anche l'arte. Dunque, dire che la globalizzazione fa schifo è sbagliato, ma è anche sbagliato pensare che questo sia la globalizzazione. Quindi il senso critico delle cose, grazie all'arte, non ci deve mai sfuggire. Grazie, questa cosa che hai detto mi ha, come dire, mi ha caldeggiato, ma non darsi che io sia un reazionario, sai?